Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, siamo già alla vigilia del derby. Infatti, domani sera, fra più o meno 24 ore, si giocherà il derby Milan-Inter, una partita molto sentita e molto importante per battere i nostri cugini. Oggi parleremo di questo, ma soprattutto parleremo anche di notizie di calciomercato perché pare che un giocatore dell'Inter è pronto a tradire appunto i cugini. E diciamo offrirsi al Milan. Parleremo anche di altre operazioni possibili, nomi interessanti e parleremo dei recuperi in vista del derby. Vi invito a lasciare un like di supporto, mi raccomando, fatelo per sostenermi. Iscrivetevi, ragazzi, finalmente siamo arrivati a 5.000 iscritti, un obiettivo molto molto importante, ma spero di raddoppiare questi iscritti nel giro di un anno. Comunque spero di arrivare presto a 10K. Cresciamo sempre di più, vi ringrazio per il supporto. E niente ragazzi, detto questo, partiamo subito con il nostro video. Allora, ieri già ho fatto la mia analisi di Milan-Inter, dicendo che secondo me per l'Inter è più importante la partita rispetto a noi, nel senso che se l'Inter perde va a meno 10, mentre se il Milan perde va a meno 3 dal Napoli. Quindi diciamo che l'Inter si troverebbe tagliata fuori dallo scudetto. Quindi per loro, diciamo, un pareggio non va bene. Per noi, invece, un pareggio potrebbe anche starci, considerando che il Napoli comunque deve sfidare ancora tantissime big del nostro campionato. Il Milan già ha sfidato Juventus, Lazio, Atalanta e Roma. Manca soltanto appunto l'Inter e il Napoli tra le squadre favorite per puntare allo scudetto, mentre il Napoli appunto deve ancora affrontare l'Inter, la Lazio, l'Atalanta, il Milan, quindi capite che il Napoli ha più big da affrontare, quindi il Milan potrebbe anche accontentarsi di un pareggio. Ovviamente io non sono il classico tifoso che dice il Milan deve accontentarsi, no, io voglio che il Milan distrugga l'Inter, che gli dia una bella lezione di calcio perché questi cugini devono stare zitti e devono capire chi è che comanda a Milano, cioè noi rossoneri ragazzi, quindi speriamo di distruggerli in questo derby. Le notizie positive ce ne sono, infatti ieri è tornato ad allenarsi Rebic, che quindi sarà convocato, sarà molto importante perché a partita in corso le sue accelerazioni e diciamo il giocatore in serie, Vic, come subentrato, può fare veramente molto molto male. Ieri si è allenato, quindi ci sarà. Ci saranno anche Florenzi, che dopo un mese torna dopo l'infortunio rimediato al ginocchio, e anche Ballo Touré, che potrebbe andare in panchina, giocherà Kalulu a sinistra, molto probabilmente. Notizie importanti, quindi. Invece, Junior Messias tornerà dopo la sosta, come ha detto Pioli oggi in conferenza stampa. Quindi, considerando tutti gli infortuni, abbiamo soltanto indisponibile Mike Maignan in questo momento, Samu Castiglieco e appunto Junior Messias. Quindi ragazzi, da 10 infortuni siamo passati a 3, comunque nettamente un numero inferiore e un numero sopportabile rispetto a prima. Anche se comunque noi, anche con gli infortuni e con queste sofferenze, siamo riusciti a portare a casa le vittorie e ora siamo qui primi in campionato. Quindi in teoria il nostro momento più difficile dovremmo averlo passato, anche se le partite difficili arriveranno più avanti, quelle decisive. Già domani sarà decisiva. Ripeto, a me dell'Inter fa paura Lautaro. Edin Dzeko, io confido in Tomori che lo posso marcare molto bene, ma anche su Lautaro confido in Tomori e in Kjær che possano marcarlo bene, perché so che i miei difensori centrali domani non mi deluderanno. Ho paura di Correa perché è un giocatore che al Milan ha sempre fatto male con la Lazio, anche l'anno scorso, un giocatore che ci mette sempre in difficoltà, un giocatore veloce che punta l'uomo che appunto crea superiorità numerica, quindi ragazzi attenzione a Correa come subentrato perché appunto dovrebbe giocare Lautaro con Dzeko. Çalhanoğlu, già l'ho detto ieri, che secondo me farà la partita della vita contro di noi e sinceramente di Çalhanoğlu mi fa paura una cosa, il tiro, quindi non lasciamolo per favore libero a tirare perché il tiro ce l'ha ragazzi, è una cosa che lui può appunto sfoggiare, quindi non lasciamo tirare Çalhanoğlu indisturbato. Per il resto, ragazzi, Barella è un gran giocatore. La difesa lo sappiamo che è forte, però quest'anno ha dimostrato di subire diversi gol, quindi speriamo che anche il Milan riesca, diciamo, a penetrare nella difesa dell'Inter. Confido in molto in Rafael Leão, confido molto in Ibra, ovviamente l'ex di turno, un giocatore che ha fatto sempre male al derby e
spero che possa farlo ancora come l'anno scorso, come 2 anni fa, e andare sotto la curva così a zittire gli interisti. Speriamo, ragazzi, speriamo. Io sono già carico, non sto più nella pelle, ragazzi. Non vedo l'ora domani di svegliarmi, andare al lavoro, uscire dal lavoro e, diciamo, aspettare questa partita e godermela e sperare che sia un bel risultato. Di conseguenza, la formazione probabile del Milan sarà Trattacosano in porta, Calabria, Kjaer, Tomori, Kalulu a sinistra, centrocampo con Tonali e Kessié, tre quarti con Selmayr Kerrs, a sinistra Leao e al centro Ibra. Il piccolo ballottaggio è tra Krunic e Brahim Diaz. Krunic è un giocatore che ti garantisce più tattica e più corsa, quindi potrebbe essere molto importante schierato a diciamo murare Brozovic, che è un giocatore molto importante per l'Inter, che dà appunto il gioco alla squadra. Quindi Krunic potrebbe essere una scelta più tattica, invece Brahim Diaz potrebbe essere una scelta più tecnica, quindi Brahim Diaz è un giocatore, lo sappiamo com'è, salta l'uomo, dribbling, fantasia, velocità, un giocatore di qualità assoluta. Però in questa partita qua, contro l'Inter, potrebbe servire più uno di tattica, anche se io non rinuncerei mai a Brahim Diaz. Quindi qualunque giocatore giocherà, io sarò comunque in accordo con Pioli, perché comunque se si giocherà Krunic, se si giocherà Brahim Diaz, avrà la sua motivazione valida e lo capisco, anche se so che molti di voi vogliono Brahim Diaz come trequartista. Certo che Brahim Diaz è molto più forte di Krunic, però capitemi, in questa partita Krunic potrebbe essere più importante, anche perché Brahim Diaz torna da un mese col Covid, non sta benissimo, col Porto abbiamo visto ha avuto un calo fisico, quindi potrebbe essere Krunic la scelta giusta, però mi aspetto un Brahim Diaz carico e voglioso di far bene. Ragazzi, nei commenti mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Manca sempre meno, la pelle d'oca c'è, ragazzi, c'è la pelle d'oca, vi giuro. Speriamo bene, dobbiamo battere i nostri cugini Inter tristi. Speriamo bene, domani ovviamente arriverà il post partita, arriverà anche il video pre partita. Ora parliamo di calciomercato. Appunto, collegandomi all'Inter, parliamo di Arturo Vidal. Sinceramente già ve lo dico, io non voglio che Vidal venga al Milan, però la notizia che ho letto mi ha interessato e volevo portarla sul canale. Pare che Arturo Vidal, dopo questa stagione, lascerà l'Inter. Infatti, sono 2 stagioni che già Vidal è all'Inter. Non ha fatto benissimo, ragazzi, perché comunque lo sappiamo: problemi fisici, problemi anche personali. Vidal che fuori dal campo ne combina tutti i colori. E comunque non è più il giocatore di una volta, a una certa età. Pare che l'Inter non lo rinnoverà, lui andrà in scadenza quest'anno, appunto. E pare che lui si è offerto al Milan. Per questo che ho detto prima, un giocatore potrebbe tradire l'Inter. Sinceramente io non lo voglio, almeno che non venga per fare, cosa ne so, 10 partite all'anno, giocare in Coppa Italia, giocare qualche partita in campionato, però ragazzi, come titolare e come riserva, no, ragazzi, no, anche perché l'ingaggio è alto e sinceramente non è il giocatore che io cerco e che il Milan cerca. Quindi va bene questa notizia interessante, però sinceramente proprio no. Altra notizia, penultima, riguarda un terzino sinistro che al Milan interessa ed è Muñoz della Real Sociedad. Tra l'altro la Real Sociedad in Liga è prima, sta facendo molto bene. Ricordiamo che in Liga c'è Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, quindi Real Sociedad non scherza. Giocatori interessanti e Muñoz uno di questi, terzino sinistro spagnolo, molto giovane, un terzino sinistro che ha fatto molto bene inizio campionato. In questa stagione, un terzino di spinta, di velocità, di tecnica, che interessa molto al Milan. Infatti Ballo Touré non ha convinto come riserva e quindi potrebbe arrivarne un altro in estate. E Muñoz è un nome che si va ad aggiungere nella lista. Ultima notizia, fatemi sapere se lo conoscevate e se voi lo vorreste come riserva di Theo Hernandez. Ultima notizia che riguarda Haller dell'Ajax, giocatore che Maldini ha messo nel mirino appunto dopo la partita dell'Ajax contro il Dortmund settimana scorsa, finita 3-1. Haller è il capocannoniere della Champions League con 7 gol in 4 partite, un giocatore veramente fenomenale, assurdo in area di rigore, un giocatore fisicamente fortissimo, altissimo, di testa le prende tutte lui, è un bomber d'aria e interessa molto al Milan. È un altro nome che si va ad aggiungere con Icardi, Vlahovic, Nunez, Julian Alvarez e appunto questo giocatore Haller per il futuro attaccante del nostro Milan. Haller è molto giovane, 24 anni, ha già esperienza, comunque ha giocato in Bundesliga, ha giocato al West Ham in Premier League e ora all'Ajax e sta facendo molto bene, già quasi 20 gol in stagione e anche tanti assist. Quindi ovviamente il campionato olandese è più facile, però sta facendo molto bene anche in Champions League con avversari non semplici. Quindi Haller è un altro nome che si fa aggiungere per il possibile attaccante del nostro Milan. Approvo in pieno, mi piace. E se non dovesse arrivare Vlahovic o Icardi, andrei su di lui. Ragazzi,
Detto questo, ragazzi, mi raccomando, un like di supporto, iscrivetevi al canale per arrivare presto a 5.000 iscritti, la campanella sempre attiva per essere aggiornati, mi raccomando, cresciamo sempre di più, vi ringrazio ancora per i 5.000, conto su di voi, grazie in anticipo, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Un commento qui sotto riguardo a queste notizie, Aller, Vidal, Muñoz della Real Sociedad e riguardo al derby, sono carico, speriamo di vincere, sempre forza Milan, noi ci vediamo domani in un prossimo video, bella!